Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione che ha protetto il Mediterraneo dalle perturbazioni atlantiche in queste ore sta perdendo forza, spostandosi verso Oriente. Sul lato occidentale dell'Europa iniziano invece ad affacciarsi nuove perturbazioni atlantiche, che saranno la causa principale del peggioramento di chiaro stampo autunnale dalla prossima settimana. Nel frattempo, a sud della Sardegna, un vasto sistema temporalesco, come si può notare dal satellite, sulle Baleari, andrà a interessare tutto il comparto tirrenico della nostra penisola. Peggioramento del tempo che interesserà l'Italia in questo weekend con temporali e rovesci sparsi, soprattutto sul Tirreno. Meno colpite la parte adriatica, che vedrà rovesci sparsi solamente a partire da domenica. Ma andiamo a vedere il tempo nel dettaglio sulle nostre regioni per sabato 1 ottobre. Soleggiato al mattino, con velature e nubi alte che inizieranno col prosieguo della giornata ad interessare le nostre due regioni. Addensamenti più consistenti su tutta la Basilicata e zone interne della Puglia centrale. Non prevediamo alcun tipo di precipitazione. Le temperature risulteranno in aumento nei valori minimi di 1-2 gradi, mentre le massime rimarranno stazionarie. Venti variabili in rinforzo dei quadranti meridionali a partire dal pomeriggio. Mari da calmi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per aver fotografato il bellissimo lago di Lesina tra il promontorio del Gargano e il tavoliere delle Puglie, mentre decine di gabbiani si sono alzati in volo. Se volete inviare la nostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.